Grazie Presidente. Beh, chiaramente chiederò che venga messo in votazione. Parere contrario incredibile, anche perché il dispositivo, io invito veramente il Governo e non con una formula di rito, ma il dispositivo non fa altro che chiedere una riduzione del numero delle scorte che vengono assegnate, spesso e volentieri lo vediamo anche da innumerevoli servizi giornalistici in maniera Scusino assolutamente Repini, singolare. colleghi, colleghi, siamo in aula, colleghi, siamo in aula seguendo l'onorevole Pini che parla su un ordine del giorno. Grazie, prego. Grazie Presidente. No, dicevo, è veramente agghiacciante che il Governo non intenda, come chiediamo con un semplice ordine del giorno, ridurre il numero delle scorte per assegnare poi le forze che deriverebbero da una riduzione dell'impiego, spesso e volentieri, ripeto, abbastanza singolare, per andare a monitorare tutte quelle persone che, grazie al regalo che è stato fatto con questo svuotacarceri, anziché scontare pene anche per reati gravissimi in galera, lo fanno ai domiciliari e poi sappiamo che spesso e volentieri dai domiciliari evadono. Allora, per un controllo del territorio noi chiedevamo questo, ripeto, risulta molto, molto, molto singolare che, come al solito, si parli da parte della sinistra soprattutto di un sostegno alle forze dell'ordine, come faceva prima il collega Fiano, ma poi alla fin fine, quando le forze dell'ordine devono essere impiegate per il loro scopo precipuo, cioè quello di tutelare i cittadini, in realtà le si vogliono distogliere. Però devo dire, di singolare in questo provvedimento, come in tanti altri provvedimenti di questo governo, ci sono tante cose. Addirittura la collega Ferranti, che purtroppo adesso non è in aula, ha introdotto un concetto, diciamo, di eterogenesi dei fatti prima, invitando addirittura ad accelerare l'approvazione di questo decreto perché si sono resi conto che lo stesso decreto che avevano sostenuto, cioè lo stesso testo iniziale che avevano sostenuto, era una vera e propria porcheria perché faceva e fa tuttora uscire i mafiosi, allora dice sì, ci siamo sbagliati, ma ci siamo sbagliati, che vi eravate sbagliati ve l'abbiamo fatto presente noi. E qui devo rendere onore e atto all'impegno del collega Molteni che ha sollevato per prima la questione. Poi se qualcun altro si è reso conto dell'errore, ben venga. Noi, e voglio rispondere in qualche modo, pur rivolgendomi a lei, Presidente, al collega Fiano, noi se facciamo degli errori lo ammettiamo. Certamente ci sono stati, nell'ultimo governo che abbiamo sostenuto noi, ci sono state purtroppo delle riduzioni, anche pesanti in certi anni, di contributi alle forze dell'ordine, ma lui stesso ha ricordato che il ministro Maroni si fece portatore poi di un fermo, si fece portatore di una inversione di tendenza rispetto a dei tagli lineari sui quali non eravamo assolutamente d'accordo e proprio grazie all'ex ministro Maroni, quei soldi, quel miliardo e 280 milioni di euro poi vennero restituiti già da allora alle forze dell'ordine. Quindi, ecco, è tornata la collega Ferranti, io mi associo al suo invito a non strumentalizzare, ma non strumentalizzare vuol dire poi alla fin fine dire effettivamente le cose come stanno, cioè che voi avete sostenuto e poi vi siete accorti di un errore grazie alle segnalazioni del collega Molteni, avete sostenuto sin dall'inizio un testo che dava dei benefici anche ai mafiosi. Sì, l'avete sostenuto perché se fate parte di una maggioranza e quel governo all'interno del Consiglio dei Ministri vota quel testo, voi di fatto politicamente avete sostenuto un provvedimento che scarcera i mafiosi. Lei adesso ci invita, ripeto, le ho detto prima, lei non era presente, lei ha fatto una sorta di eterogenesi dei fatti, cioè una conseguenza non intenzionale di atto intenzionale. Guardi, prendetevi le vostre responsabilità, avete fatto un pasticcio, vi abbiamo dato una mano in qualche modo, sì, vi abbiamo dato una mano in qualche modo a metterci una pezza, però è una pezza non sufficiente perché le richieste dei cittadini non sono quelle di scarcerare dei delinquenti o di farli assumere, ma di far assumere i loro figli che magari hanno studiato o i loro padri che sono stati licenziati dalla crisi. Prima viene la gente per bene, poi se c'è posto e se c'è spazio e se ci sono soldi, il reinserimento di chi ha sbagliato. Bravo.